Come disse il maestro Federico Fellini, il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio. A chi di noi non piace almeno una volta a settimana, se non di più, perdersi per qualche oretta nel magico mondo della settima arte? Il cinema ci fa riflettere, ci emoziona, smuove gli animi e le coscienze. Il cinema è in grado, come esattamente la musica, di farci evadere. Ci cattura, scaraventandoci bruscamente in un mondo fittizio dove noi, lo spettatore, ne diventiamo parte integrante, illudendoci per quelle poche ore di far parte di qualcosa di più grande. Il cinema, in sostanza, non è che una grandissima illusione. Ok, facciamo un gioco. Prendiamo le parole del maestro Fellini ed interpretiamole alla lettera. E se invece di entrare in competizione con Dio, entrassimo in competizione con il demonio? La sequela di sfortunati eventi che andremo a scoprire è talmente assurda che anche uno scettico convinto per qualche secondo arriverà a pensare che a muovere i labili fili del destino ci sia lo zampino del demonio. Poltergeist è un film di Toby Hooper del 1982 e racconta la storia di una famiglia la cui casa, costruita sopra un vecchio cimitero, diventava vittima di un'infestazione da poltergeist che culminava con il rapimento della figlia più piccola, risucchiata dal televisore. Infatti, la celebre scena in cui la piccola Heather O'Rourke veniva risucchiata dal televisore è, come si suol dire, una sorta di marchio di fabbrica. È divenuta un cult, in grado di far riconoscere il film anche a chi non lo ha mai visto. Il primo film di cui Steven Spielberg ne curò soggetto e sceneggiatura ebbe un enorme successo, tanto da far sì che la Mayer americana Metro-Goldwyn-Mayer, che si occupò della produzione, ne sfornò ben due sequel nel 1986 e nel 1988, ed un più recente remake nel 2015. Ma se questa saga cinematografica è nota per le sue scene spaventevoli e per essere un cult di genere, essa è anche, ahimè, assai nota per essere una delle saghe cinematografiche considerate maledette. La maledizione di Poltergeist è infatti una cosa nota per chi lavora nel campo cinematografico, ed è anche discretamente famosa tra i cultori del genere horror e del mondo dell'inspiegabile. Secondo la leggenda, l'inizio della maledizione di Poltergeist e di tutte le morti che essa ha provocato è da attribuire niente po' di meno che a Steven Spielberg stesso. C'è una scena particolare del primo film, infatti, che è ritenuta essere il punto di partenza della stessa. Verso la fine del film, la famiglia Freeling, protagonista delle vicende, è costretta a fuggire dalle fondamenta della propria casa, e durante la fuga verrà attaccata da un gruppo di scheletri animati che tenteranno di trattenerli in essa. Ecco, sembrerebbe che Spielberg stesso abbia insistito ad utilizzare scheletri reali, di vere persone morte per intenderci, per far sì che la scena acquistasse maggior realismo e spaventosità, oltre al fatto che, per costi di produzione, essi risultassero essere più economici di quelli di plastica. Durante un'intervista, l'attrice Zelda Rubinstein, che nel film interpreta la medium Tangina Barrons, dichiarò che a seguito di una scena iniziò ad avere strane visioni, tra cui quella della morte del suo cane, prima che essa potesse succedere realmente. Inoltre, sembrerebbe che una volta tornata a casa dopo le riprese, ella trovasse tutte le foto appese al muro, capovolte. Ora, francamente queste considerazioni non possono che strapparci un sorriso amaro, ma ciò che accadde dopo la conclusione delle riprese non può che farci salire qualche brivido lungo la schiena. È il 1982 e l'attrice Dominique Dunn, che nel film interpreta la sorella maggiore della giovane protagonista, viene strangolata a morte dall'ex fidanzato. Dominique aveva solo 23 anni. L'attore Julian Beck, che nel film interpreta il malvagio reverendo Kane, è morto il 14 settembre 1985 a 60 anni, a causa di un forte tumore fulminante allo stomaco, poco dopo la conclusione delle riprese. Di conseguenza, nel terzo film, il suo personaggio sarà interpretato dall'attore Nathan Davis. Esattamente un anno dopo il secondo film,
l'attore Will Sampson ha dovuto subire un improvviso doppio trapianto di cuore e polmoni, che lo porterà ad una morte prematura a soli 53 anni, il 3 giugno dell'87. Ma la sorte più tragica è toccata alla piccola protagonista del film, Heather O'Rourke, morta prematuramente ed improvvisamente alla tenera età di 12 anni, il 1 febbraio del 1988. Heather soffriva del morbo di Crohn, una malattia infiammatoria cronica dell'intestino che può colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale. Il terzo film, che per inciso la piccola non ha mai finito di girare, verrà dedicato alla sua memoria. Ma la maledizione di Poltergeist sembrerebbe non essere finita con la morte della sua piccola protagonista. Infatti, nel 2004 e nel 2009, molti anni dopo, si porta via con sé il regista del secondo film, Brian Gibson, e l'attore Lou Perry. Perché ricondurre il tutto alla maledizione se si parla di quasi 20 anni dopo? Perché il modo in cui se ne sono andati non è stato affatto piacevole. Gibson si è spento a 59 anni per una rara forma di cancro, mentre Perry è stato strappato alla vita a colpi di ascia inflitti da un ex galeotto. Adesso, fermiamoci a ragionare un attimo. Se vogliamo vedere la cosa da un punto di vista razionale, presi singolarmente, questi decessi possono essere catalogati semplicemente come delle enormi disgrazie. Ma quello che realmente inquieta è che tutte queste persone avevano avuto a che fare con il film e che, nel mondo del cinema, questa bizzarra sequela di coincidenze è veramente unica nel suo genere. La maledizione dunque è reale. Come tanti dei misteri a giro per il mondo, non vi è dato di saperlo con certezza, ma una cosa è certa, è che l'alone di mistero che aleggia sopra questa sequela di disgrazie è una delle cose più inquietanti del mondo del cinema.